1 ottobre 1980, il primo turno di andata di Coppa dei Campioni, l'Inter lo disputa in trasferta affrontando i rumeni dell'Universitatea Craiova. I nerazzurri schierano Bordon, Canuti, Baresi, Pasinato, Mozzini, Bini, Marini, Proasca, Altobelli, Oriali e Muraro. L'allenatore è Bersellini ed è Muraro velocissimo che compie, pensate, 100 metri di campo in corsa, resiste ai tentativi di fallo dei difensori e all'ottavo mette dentro l'1-0 per la sua squadra. Di destro, Carletto Muraro, velocissima ala nerazzurra che riceve i complimenti dei compagni, in particolare vediamo anche Proasca felicissimo e tutti gli altri compagni che arrivano a festeggiare. Bordon esce, i rumeni certo non si fanno pregare nel fare fallo, ora c'è un calcio di punizione per l'Universitatea Craiova, cade al 16esimo. Un tocco al limite dell'area e Baldeanu mette dentro per l'1-1. Altre occasioni per l'Inter con Proasca in particolare che entra in area resistendo due avversari, poi spara il suo destro, ma il portiere Lung para. Si va così al secondo tempo e i nerazzurri di Bersellini hanno altre occasioni, ancora lui, Carletto Muraro, velocissimo, supera tutti gli avversari in velocità, non vede Altobelli o se lo vede non gli passa la palla e spreca l'occasione. Il risultato non cambierà, un primo turno che termina dunque in parità, Universitatea Craiova-Inter 1-1.